Eccoci di nuovo in studio, sempre per parlare del sole, insomma dei benefici e dei danni del sole, sempre con la dottoressa Campanati e la dottoressa Marconi. Allora, dottoressa, prima parlavamo appunto dei filtri solari, delle creme solari, ma perché non esistono più, ecco, i filtri a protezione totale? Allora, i filtri a protezione totale non esistono perché nessun filtro ci può dare una protezione totale nei confronti delle radiazioni ultraviolette. E proprio per evitare questa confusione che era stata creata negli anni passati dal SPF, cioè Sun Protection Factor, cioè fattori di protezione elevati Com'è che che faccio comparivano questo? appunto sulle confezioni dei filtri solari, tanto che addirittura comparivano numerazioni assurde come 100, 100 più, le normative europee in fatto di cosmetologia hanno preferito sostituire, diciamo, queste vecchie diciture con diciture un po' più corrette ed indicative e anche più esaustive per la persona che poi andava ad acquistare appunto il filtro solare con appunto fattori di protezione bassa, media, alta e molto alta. Dove per bassa si intende un fattore di protezione, un SPF che vada da 6 a 14,9, per una media protezione, una protezione che abbia un fattore di protezione tra 15 e 30, per un'alta protezione che vada, un SPF che vada da 30 a 50 e per una protezione solare molto alta, un filtro solare che abbia una protezione 50 più. Adesso io volevo chiedere alla dottoressa Campanati, ma il sole fa bene alle persone che hanno la psoriasi o soffrono di dermatite atopica? Allora, sono la psoriasi e la dermatite atopica sono due esempi di malattie che si giovano moltissimo del sole. Sono due malattie diverse sotto il profilo clinico, ma che hanno in comune il fatto di essere malattie infiammatorie della cute, che sono sostenute da un'alterazione del sistema immunitario. Questo fa sì che queste malattie risentano positivamente del sole perché? Perché il sole ha un'azione immunomodulante. Cioè, quando i raggi ultravioletti, soprattutto i raggi ultravioletti A, penetrano all'interno dell'epidermide e del derma, essi sono essenzialmente in grado di spegnere quei processi che innescano l'infiammazione a livello della cute. Al punto che la cosiddetta fototerapia, o se vogliamo la fotobalneoterapia, è considerata dai dermatologi una vera e propria strategia terapeutica, cioè spesso noi consigliamo ai pazienti nel periodo estivo di astenersi da terapie farmacologiche mirate e di dedicarsi sostanzialmente al sole e al mare, perché l'esposizione ai raggi ultravioletti risulta essere particolarmente benefica per questa tipologia di pazienti. Ah, bene. E invece, dottoressa, per chi soffre di acne, il sole è un amico o un nemico? Ecco, per chi soffre di acne il discorso è diverso ed è diverso perché? Perché il sole è un falso amico. Tutti i ragazzi adolescenti che soffrono di acne sanno, per esperienza personale, che esporsi al sole, come dicono loro, asciuga, cioè determina una Dicono così. riduzione, loro dicono così, cioè determina una riduzione delle lesioni infiammatorie tipiche dell'acne, cioè delle papule e delle pustule. E questo può essere anche parzialmente vero. Il problema è che però la fotoesposizione incontrollata nel soggetto acneico favorisce un aumento di spessore della pelle, il quale poi nei mesi successivi alla fotoesposizione, quindi diciamo nei mesi intorno ottobre-novembre, facilita una ricomparsa dell'acne, addirittura con un fenomeno rebound, cioè rimbalzo, con un peggioramento rispetto a quello che era magari la manifestazione clinica nel periodo preestivo, proprio perché l'ispessimento della pelle è uno dei fattori di rischio principali per lo sviluppo dell'acne. Quindi attenzione a chi ha l'acne, in particolare attenzione alla fotoesposizione. Ricordo che esistono dei prodotti, dei filtri chimici e fisici che sono studiati appositamente per soggetti che soffrono di acne, per far sì che possano giovarsi degli effetti positivi delle radiazioni ultraviolette senza incorrere in quelli che sono gli effetti collaterali a lungo termine legati all'ispessimento della cute. Dottoressa Marconi, prima parlavamo, ecco, di integratori alimentari, no, che possono aiutare nella protezione del sole, ma questi integratori alimentari possono sostituire, ecco, la protezione solare, insomma, la crema che uno si mette prima di esporsi al sole?
No, assolutamente. Gli integratori alimentari devono essere intesi come integrazione alla fotoprotezione, per cui non possono essere usati senza, diciamo, l'utilizzo associato di filtri solari specifici poi per il fototipo della persona. Ecco, ed anche ad esempio una corretta alimentazione ricca di frutta e verdura, comunque può aiutare a proteggerci. Sicuramente sì, perché appunto dalla frutta e dalla verdura riusciamo appunto ad ottenere quelle sostanze che fungono da antiradicali liberi e che ci permettono quindi di aiutare, diciamo, il nostro organismo a combattere appunto queste azioni nocive delle radiazioni ultraviolette stesse. Ma anche lì diciamo che con l'alimentazione non si riesce ad ottenere il giusto apporto di queste sostanze. Per cui è per questo che è bene integrare appunto con l'utilizzo appunto di questi integratori di cui appunto la dottoressa Campanati prima parlava. Parlava. Ecco, dottoressa Campanati, ma il sole può essere nocivo per gli occhi? Sì, il sole può essere nocivo per gli occhi e questa è una scoperta relativamente recente in medicina. È nocivo per gli occhi essenzialmente come nocivo per la cute. È nocivo per gli occhi perché può determinare fenomeni di fotosensibilizzazione a livello oculare o alterazioni anche del microcircolo a carico dell'occhio stesso. Per cui, come proteggiamo la pelle? Tanto dovremo proteggere i nostri occhi utilizzando delle lenti schermate che siano di buona fattezza, che rispettino le diottrie, la nostra capacità visiva e nello stesso tempo ci permettano di difenderci dalle radiazioni ultraviolette. Bene, noi adesso abbiamo numerose domande dal nostro pubblico perché comunque è un argomento molto interessante, anche perché siamo arrivati, insomma, Qui viviamo. all'estate, quindi al mare, ecco. E quindi abbiamo Irene di Castelfidardo, dottoressa Marconi, che chiede: nel mese di novembre ho avuto un'operazione al seno, posso tranquillamente prendere il sole senza problemi? Sarebbe bene proteggere la cicatrice chirurgica in quanto per almeno un anno, diciamo, dall'intervento chirurgico, in quanto con il sole si correrebbe il rischio di pigmentazione della cicatrice stessa, che assumerebbe quindi una colorazione brunastra, e poi il sole stesso potrebbe, diciamo, infiammare i tessuti cicatriziali e favorire quindi la formazione di una cicatrice ipertrofica, quindi spessita. Bene, dottoressa Campanati, Enrico di Recanati chiede: quando faccio lavori sotto il sole, l'unione di sudore, sole e polvere mi provoca gonfiore nelle giunture delle braccia. Perché? Questa è una domanda interessante perché in realtà probabilmente questo paziente soffre di dermatite atopica, cioè in questo paziente l'unione di più stimoli irritanti come potrebbero essere appunto il sudore, la polvere, le radiazioni solari, induce essenzialmente un'infiammazione localizzata che risulta essere fastidiosa. Quindi sì, è possibile che questi fattori combinati insieme inducano la comparsa di una chiazza eritematosa, comunque di un eritema a livello delle giunture. L'importante sarebbe cercare di ridurre quando possibile la sudorazione o comunque l'esposizione solare nel caso in cui il soggetto non riesca a controllare la sudorazione. Benissimo. Allora, dottoressa Marconi, Giovanni di Iesi, chiede: sto assumendo cortisone, mi hanno detto che non posso espormi al sole. Perché e quali problemi può procurarmi? In realtà i cortisonici e gli steroidi in generale non sono sostanze fotosensibilizzanti, per cui non è vera, diciamo, questa notizia, insomma, che è stata A data questo a questo signore. signore. Ecco, allora io le chiedo, no? Ad esempio, una persona che sta facendo una cura di ferro, può esporsi al sole? Il ferro, invece, a differenza dei corticosteroidi, può essere appunto fotosensibilizzante, per cui sarebbe meglio non esporsi al sole durante l'assunzione appunto di questa E sostanza. proteggersi con la crema solare può aiutare oppure comunque possono venire fuori delle macchie o cose del genere? Sicuramente aiuta, però sarebbe bene Meglio. non avere un'esposizione diretta, Diretta. insomma, intensa in quel periodo là, proprio Ecco, per bene. evitare appunto questa fotosensibilizzazione. Bene, dottoressa Campanati, Elena di Civitanova chiede: in gravidanza fa bene prendere il sole? In gravidanza fa bene prendere il sole, in gravidanza fa bene prendere il sole così come fa bene moderatamente prendere il sole con criterio, con giudizio, se vogliamo con intelligenza in tutte le altre fasi della vita di una donna o di un uomo.
La donna gravida non ha particolari necessità di fotoesposizione superiori alle donne che sono in stato di gravidanza. Il sole non ha di per sé degli effetti nocivi sulla gravidanza, quindi tutto sommato le regole che sono valide essenzialmente per le donne non gravide possono essere traslate alle donne gravide. Invece, dottoressa, chi inizia una cura ormonale contraccettiva diciamo all'inizio del periodo estivo può esporsi al sole o può causare macchie alla pelle? Ecco, questo è invece un argomento estremamente complesso, perché in realtà è vero che l'assunzione di contraccettivi orali ormonali predispongono lo sviluppo essenzialmente del cosiddetto melasma, cioè la pigmentazione anomala del volto, legata in parte al fatto che questi ormoni condividono nella loro struttura molecolare alcuni aspetti comuni anche alla melanina. Quindi l'incremento di questi ormoni dall'esterno facilita l'aumento della sintesi sostanzialmente della melanina in alcune aree precise localizzate del volto, che sono generalmente la regione periolare e comunque la regione centrofacciale. Quindi sì, non solo i contraccettivi orali, a dire il vero, esiste tutta una classe di farmaci fotosensibilizzanti. Quali sono, dottoressa, magari? Un riassunto? Un riassunto generale? Molti farmaci fotosensibilizzanti sono ad esempio molte classi di antibiotici, ad esempio le tetracicline sono farmaci fotosensibilizzanti che possono scatenare la comparsa di una iperpigmentazione diffusa del volto o addirittura anche dell'intero tronco. Farmaci fotosensibilizzanti sono gli antinfiammatori non steroidi, idee che, ricordo, sotto forma di gel sono molto utilizzati nel periodo estivo, soprattutto dagli individui di sesso maschile che sono dediti alle attività sportive e quindi anche purtroppo a quelli che sono gli inconvenienti agonistici legati alle attività sportive, per cui è bene ricordare che l'impiego di un gel contenente antinfiammatori non steroidei dovrebbe essere seguito da un periodo di astensione addirittura dall'esposizione solare, altrimenti possono comparire delle vere e proprie fotodermatosi importanti. Noi in clinica dermatologica le vediamo frequentemente in questo periodo dell'anno. Capito. Bene. Poi, dottoressa Marconi, allora, Lorenza di Fossombrone chiede, è vero che il sole preso nei primi mesi di vita non è salutare? È vero, in quanto il bambino ha una produzione di melanina immatura. E quindi non riesce, diciamo, a proteggersi come un adulto dalle radiazioni ultraviolette. Inoltre si è visto proprio da numerosi studi fatti appunto nell'arco degli anni che proprio aumentano in maniera considerevole il rischio dell'insorgenza del melanoma cutaneo le ustioni prese durante l'infanzia, per cui insomma per questo è bene proteggere assolutamente con protezioni solari molto alte i nostri bambini. Da ripetere soprattutto anche dopo i bagni, anche se c'è scritto sì, che sono resistenti. Anche questa all'acqua, vero? Diciamo, è una notizia importante da dare, diciamo, al nostro pubblico, è che appunto nessuna protezione solare riesce a darci una protezione duratura nel tempo. Dopo due ore la protezione solare, anche la protezione solare molto alta, tende, diciamo, a diminuire fino a non essere più presente, per cui è bene a distanza di due ore ripetere l'applicazione della protezione solare. Lo stesso se ci si immerge in acqua o si fa un'attività in cui appunto la sudorazione è notevole, per cui insomma va comunque riapplicata bene. Allora, dottoressa Campanati, Massimo di Urbino chiede, ma ne abbiamo parlato, quali farmaci determinano in concomitanza con l'esposizione al sole e alle macchie sulla pelle? L'abbiamo detto, quindi insomma vari antibiotici, ne abbiamo già parlato. E abbiamo Maria di Sirolo che chiede, il sole preso sulle cicatrici provoca danni? Anche questo l'abbiamo detto, essenzialmente sì. Sarebbe meglio evitare il sole per almeno un anno. Poi Benedetta da Di Fano, perché si possono formare macchie sulla pelle con l'esposizione al sole? Probabilmente perché avrà preso qualcuno dei quei farmaci. Può darsi. Perché in fondo alla fine le macchie sulla pelle sono l'espressione del fotodanneggiamento, che è un'espressione a sua volta della capacità riparativa della nostra pelle. Ci sono delle aree del corpo che sono, particolarmente quelle del viso, più sensibili alla fotoesposizione e quindi è possibile che una fotoesposizione incontrollata, magari in contemporanea assunzione di quei farmaci di cui parlavamo prima, faciliti la comparsa di macchie soprattutto a carico del volto.
Ecco, e infatti perché, dottoressa, il volto in particolar modo è più colpito, ecco, dalle macchie? E non Allora, magari su un braccio o una qualsiasi altra parte del corpo? diciamo che le aree più colpite sono il volto e la superficie dorsale Le delle mani. mani. Questo perché? Perché il volto e la superficie dorsale delle mani sono le aree in assoluto più fotoesposte del nostro corpo. Sono le aree che tutto l'anno, indipendentemente dalla stagione in cui ci troviamo, sono esposte all'ambiente e quindi sono anche quelle che cumulativamente nell'arco della vita di un soggetto subiscono più radiazioni solari, ricevono più radiazioni solari e quindi sono anche le candidate, diciamo, principali allo sviluppo delle lesioni di tipo pigmentario, delle macule, delle macchie. Ecco, bene. E però il fatto, dottoressa, che ad esempio i melanomi vengono magari su una parte del corpo che poi non è stata esposta al sole tutto l'anno, questo come si spiega? Ecco, questo si spiega attraverso la patogenesi del melanoma, che in realtà è una malattia estremamente complessa e solo parzialmente conosciuta, perché è vero che l'esposizione solare è uno dei fattori di rischio, forse il principale fattore di rischio per il melanoma, ma non è l'unico fattore di rischio. Ricordo che nel melanoma ciò che conta molto è anche la predisposizione individuale del soggetto a sviluppare la malattia neoplastica. Per questo, infatti, esistono anche delle condizioni di familiarità. Noi dermatologi facciamo molta attenzione alla familiarità per melanoma. Quindi c'è anche una familiarità, Esiste insomma. anche una familiarità ed esistono delle alterazioni genetiche che portano allo sviluppo del melanoma che sono indipendenti dalle radiazioni solari. Quindi il fatto di non esporsi al sole non necessariamente scongiura del tutto il rischio che possa insorgere, un melanoma. Melanoma, bene. E chiaramente poi se è più predisposta è meglio, ecco, che si protegga molto di più Esattamente, rispetto a un'altra persona, giusto? esattamente. I soggetti che hanno un fototipo chiaro dovrebbe proteggersi molto di più. Molto di più. Dottoressa Marconi, Bruna di San Benedetto chiede, è sempre bene mettere il doposole, dopo che uno è stato al mare, oppure è ininfluente, ecco, per aiutare la pelle un attimino, ecco. Allora, è bene mettere il doposole per la sua azione idratante, appunto, sulla cute, e poi tra l'altro alcuni doposole contengono anche al loro interno delle sostanze lenitive che possono minimizzare l'effetto magari eritematoso che le prime esposizioni solari, se prese sempre in maniera non adeguata, possono, diciamo, provocare sulla nostra pelle. Però non possono riparare il danno che Quindi. uno è stato fatto a Assolutamente livello della no, pelle. assolutamente no. Ecco, quindi. Dottoressa Campanati, Giuseppina di Porto Recanati chiede: le creme solari con stesse caratteristiche sono tutte uguali o variano di qualità in base alla casa di produzione? Diciamo che non variano di qualità in base alla casa di produzione se prendiamo in considerazione delle case di produzione serie, ovvero i filtri solari che noi possiamo acquistare tranquillamente in farmacia sono sostanzialmente tutti equivalenti, anche perché recentemente è stato introdotto un sistema classificativo nuovo della protezione solari che ha creato ordine in quello che prima era considerato un marasma in cui non si capiva più che cosa significasse protezione lieve, protezione media, protezione alta, per cui tutto sommato diciamo che il prezzo non necessariamente fa la differenza. Ma comunque io consiglio sempre l'acquisto in farmacia, di prodotti che abbiano un filtro solare con una protezione almeno superiore a 15. Quindi meglio la farmacia rispetto al supermercato, insomma, è più sicuro il prodotto. Allora, può essere considerato sicuro anche quello del supermercato. L'aggiunta del prodotto che tra virgolette possiamo trovare in farmacia è che generalmente questi prodotti sono privi, di additivi, conservanti o profumi che possono essere fotosensibilizzanti o irritanti o allergizzanti singolarmente per il soggetto che li usa. Quindi qui ad esempio Franco di Ancona diceva ci sono creme per esporsi al sole che costano pochissimo ed altre che costano tantissimo. Come ci si può orientare, dottoressa Marconi? Cioè quella che costa di più è migliore rispetto a quella che costa di meno? Dipende proprio dal contenuto di appunto, principi attivi e in particolar modo appunto, di filtri all'interno della crema, quello che fa la differenza, non certo il prezzo, come già appunto, Quindi giustamente ci non è faceva detto, notare la insomma, ecco, dottoressa che una Campanati. crema che Però costi di insomma, è più. importante essere certi appunto, che quella crema contenga il giusto quantitativo di filtri fisici e o chimici idonei per il fototipo appunto, che si ha. Ecco, Mario di Recanati chiede, ma una persona di una certa età, insomma, sopra i 70 anni, è bene che si esponga al sole oppure è meglio che lo eviti?
No, sostanzialmente non è necessario per una persona che ha più di 70 anni evitare l'esposizione solare se parliamo di danni che il sole può indurre a livello della cute, perché come diceva giustamente la dottoressa Marconi prima, in realtà per il sole è l'opposto, cioè la quantità di radiazioni solari che noi percepiamo nei primi anni della vita ad essere particolarmente nocivo per la nostra salute. È chiaro che parliamo di un individuo di 70 anni con una situazione globale di salute compensata. Se cominciamo a parlare di pazienti che hanno alterazioni pressorie o alterazioni metaboliche, il discorso cambia. In generale, un individuo di 70 anni che è in buone condizioni di salute può esporsi al sole senza rischi aggiuntivi rispetto a un individuo che ha 20 anni di meno. Bene, ora noi ci fermiamo per un'altra pausa pubblicitaria, restate con noi, torniamo tra poco. Il piede, laboratorio ortopedico di Pier Giorgio Paoloni. Ausili per la deambulazione, anche a noleggio, e un vasto assortimento di articoli ortopedici per arti inferiori e superiori. Il nostro punto di forza è l'ortesizzazione del piede, con un'ampia gamma di calzature predisposte per plantare. Realizziamo plantari personalizzati, previo esame baropodometrico, fino ad arrivare alla costruzione di calzature su misura per patologie più complesse, con un'attenzione particolare alle problematiche del piede diabetico. Convenzione AOSL ed INAIL. Il laboratorio ortopedico Il Piede è ad Osimo in via Trento 7 e ad Ancona in via Martiri della Resistenza 25A.